Consigliere Flocco, cittadini dell'area metropolitana ieri sera hanno avuto molta paura, cosa possiamo dire oggi? Che la comunità, diciamo, scientifica e tutta quella che riguardano le istituzioni di prossimità sono al lavoro per dare segnali di vicinanza alla popolazione e anche messaggi chiari, netti e precisi. Non possiamo diciamo, seguire le informazioni attraverso i social media come TikTok e Facebook per prendere notizie di quello che sta accadendo, ma dobbiamo rifarci sempre a quelle che sono le comunità scientifiche e le istituzioni di prossimità. Quindi invito i cittadini ad avere calma, è giusto, capiamo che in questo momento c'è tanta paura, la paura è un sentimento irrazionale che noi dobbiamo saper gestire, quindi lo dico con la consapevolezza che saranno presenti, diciamo, altri eventi sismici che ci accompagneranno in questi giorni, ma la calma è quella che deve essere la stella polare da seguire. Oggi c'è stata anche una verifica sulla vulnerabilità degli edifici, le scuole chiuse. Sì, dalle scuole noi daremo il segnale che c'è normalità nell'affrontare questo periodo che ci aspetta. Le scuole sono il luogo di più sicuro dove noi lasciamo i nostri figli per la maggior parte del tempo la mattina, quindi dobbiamo essere consapevoli che chi ha delle responsabilità e dà il permesso affinché si svolgano le lezioni è sicuro di quello che avvenga nelle scuole. Quindi le scuole sono sicure. Se dovessero esserci problemi o riscontrate delle criticità, saremo i primi a dare questo messaggio e magari a non aprire la scuola.